Sono state oltre 3 milioni e 300 mila le visite registrate nel 2022 nei parchi archeologici e nei principali musei siciliani, quasi il doppio rispetto al 1 milione e 700 mila del 2021. Uno straordinario successo che conferma il crescente interesse verso i nostri luoghi della cultura, sottolinea l'assessore regionale ai beni culturali e all'identità siciliana Elvira Amata. Stiamo investendo molte risorse nell'adeguamento delle strutture per renderle sempre più accessibili alle esigenze dei diversi visitatori e nella digitalizzazione del patrimonio culturale, così da rendere i nostri beni più fruibili e dinamici anche nella capacità di offrire prodotti più stimolanti e attrattivi. Numeri significativi anche per la villa romana del Casale di Piazza Armerina, visitata da circa 250.000 persone. Gli artigiani orafi della Sicilia prenderanno parte al più grande salone europeo dedicato ai gioielli e ai metalli preziosi. Saranno 15 infatti le imprese dell'isola a partecipare alla prossima edizione di Vicenza Oro dal 20 al 24 gennaio nell'ambito dell'esposizione collettiva finanziata dall'assessorato alle attività produttive della regione siciliana. Tra le 15 realtà siciliane ammesse, l'impresa Leonfortese Oro Scultura di Giuliana Di Franco. Iniziativa di solidarietà ad Enna a cura dell'associazione La Tenda, da molti anni ha comunicato il vicepresidente Federico Emma, l'associazione organizza una raccolta di giocattoli da donare ai bambini in difficoltà come regalo per l'Epifania. Quest'anno abbiamo deciso di coinvolgere anche delle librerie. Vogliamo ringraziare, conclude Emma, tutta la comunità ennese e le attività commerciali che come sempre hanno dimostrato una grande sensibilità aderendo all'iniziativa. Domani alle ore 18 appuntamento con la stagione teatrale Alte Visioni organizzata dall'amministrazione comunale di Enna con lo spettacolo rivolto ai più piccoli intitolato Un principe Ranocchio. A portarlo in scena al Teatro Garibaldi la compagnia calatina Nave Argo con sul palco Iridiana Petrone e Fabio Guastella. Le scene sono di Tiziana Rapisarda mentre i costumi sono di Concetta Cannizzaro. La raccolta differenziata nella città di Enna in occasione della festività dell'Epifania sarà svolta regolarmente per le utenze domestiche, mentre per le utenze non domestiche il servizio sarà svolto solo nel turno mattutino. I centri di raccolta comunali rimarranno invece chiusi. Il calendario prevede quindi per le utenze domestiche giovedì sera il conferimento di carta e cartone, venerdì sera il conferimento dell'umido. Per le utenze non domestiche è prevista venerdì mattina la raccolta della carta, sabato mattina la raccolta dell'umido, sabato pomeriggio la raccolta di vetro e cartone. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al nostro sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.